Ciao a tutti e benvenuti anche oggi ad un nuovo incontro con il mio canale Ceramicanto. Anche oggi andremo a realizzare un oggettino dall'esecuzione molto semplice in argilla, perché come sapete il mio tutorial praticamente vi insegna a realizzare gli oggettini in argilla. Poi, per quanto riguarda la colorazione, dovete aspettare la cottura. Dopo la cottura potete colorarlo secondo le vostre capacità. Se avete esperienza con i colori ceramici, colorerete con i colori ceramici, altrimenti anche i colori acrilici o i colori a tempera andranno benissimo. Detto questo, il mio tutorial, sapete, è indirizzato a chiunque, ma soprattutto ai bambini e alle persone che si trovano alle prime armi. E detto questo, cominciamo subito a farvi appunto vedere in anteprima il lavoretto che andremo ad eseguire. Ed è questa carinissima mensolina che è molto 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 semplice dall'esecuzione. Io ho messo un nastrino che avevo in laboratorio, voi potete mettere un cordoncino una volta cotto, quello che vorrete, insomma. Però ecco, questo poi sarà il risultato finale. Bene, ora ricomponiamo il tutto e cominciamo a lavorare. Inquadriamo il piano lavoro e per realizzare questo lavoretto, come sapete benissimo, useremo attrezzature come ogni volta di riciclo, per cui i tre dischetti io li ho realizzati in questo modo. Chiunque di voi avrà una tazza con un piattino e vedete già la proporzione. E poi io ho trovato questo vasetto che mi dà l'opportunità di fare il cerchio finale e voi vi organizzerete con quello che avete in casa, insomma, l'idea è questa. Bene, intanto prendiamo l'argilla, in questo caso ne ho un pezzo già tagliata e non occorre tagliarla con il filo. Come sapete, dobbiamo avere sempre sul piano lavoro un tovagliolo di cotone che ci dia l'opportunità di non far attaccare l'argilla, essendo molto umida, sul piano lavoro. Vedete? La posso girare tranquillamente. Come potete notare, ogni volta giro e rullo, non ostinandomi poi molto, faccio due tre rullate e poi giro. Devo allargare questa lastra fino allo spessore di circa mezzo centimetro, non più basso, altrimenti risulterebbe il dischetto troppo esile, si potrebbe insomma facilmente rompere. Adesso proseguiamo perché ancora mi sembra abbastanza altina. Se voi seguirete i miei consigli, vedete che lo spessore sarà uguale su tutto il perimetro, insomma, del nostro, in questo caso, base quadrato. Allora, ci siamo, eh? Prendiamo il cerchio più grande e direi che un altro pochino possiamo rullare. Però, visto che manca da quella parte, rulliamo in questo verso. Ecco qua. Andiamo alla parte che è più liscia, mi sembra questa. Riproponiamo il nostro piattino e ci siamo. Con uno stecchino da spiedino, vedete, vado a tracciarmi la circonferenza. Un taglio di lato e togliamo l'argilla che non serve e la mettiamo da una parte. Vedete? La tovaglietta ci dà l'opportunità di lavorare e alzare meglio l'oggettino che stiamo costruendo. Allora, fatto questo, poi createvi sempre un supporto a portata di mano dove poter mettere, magari di legno, potete mettere via via i pezzi che costruite.
Allora, il primo andiamo a rifinirlo nell'imperfezione che si è creata durante il taglio. Bene. Con lo stecchino, guardate, siccome possiamo fare delle rifiniture che non so se avete notato, sono questi piccoli cerchietti con questi spicchietti che vedete, li ho realizzati in questo modo. Con lo stesso stecchino vado più o meno a centrare e imprimo leggermente per tracciare una linea. Faccio una sorta di croce cercando di formare quattro spicchi. Continuo fino a formarne altri e così ancora. Questo non solo mi dà l'opportunità di realizzare un disegno geometrico molto perfetto, molto, diciamo, quasi perfetto, ma anche di darmi un'orientativa per andare poi a rifinire il nostro oggettino con un semplice tappino. Guardate che ho tolto da questa crema, piccolissimo, ecco, per abbellirlo e distanziare i vari cerchietti che sto facendo. Gli spicchietti di sembra una torta, sono esattamente uguali, quindi non occorre metro né centimetro, ma avete visto con un semplice stecchino come abbiamo realizzato in maniera veloce il nostro oggettino. Ora, la prima base grande l'abbiamo fatta. Prendiamo un altro pezzo di argilla e andiamo a stendere anche questa per realizzare il secondo disco. È un po' fredda, eh? Quindi quando è fredda è un po' dura da lavorare, ma se rulliamo e giriamo in continuazione, poi alla fine cede. Vedete, si sta allargando senza opporre resistenza. Ci siamo quasi, lo spessore vi ricordo che è sempre di mezzo centimetro all'incirca, ragazzi, quindi ci siamo, eh? Ora prendiamo la tazza e tracciamo la circonferenza anche della stessa, come abbiamo fatto per il piatto. È chiaro che avendo il manico, poi una volta tolto, ecco, tracciamo perfettamente la circonferenza. Rifiniamo il tutto, come dicevo, con le dita, togliendo le imperfezioni che si sono create per il taglio, e andiamo a fare lo stesso motivo, lo stesso disegno che abbiamo fatto prima. Voi potete realizzarne altri, eh? Questa è solo un'idea che vi do, che è molto veloce. Ecco qui. Ora riprendiamo il solito nostro tappino e andiamo a proporlo su tutti gli spicchietti della piccola tortina qua che abbiamo. Ecco qui, vedete come viene realizzato in maniera, diciamo, quasi perfetta. Anche questo andiamo a posizionarlo e per ultimo ci andiamo a creare appunto l'ultimo dischetto
Rolliamo anche questo pezzo di argilla. Siamo quasi, eh? Siamo allo spessore giusto. Posizioniamo, mettiamo il nostro stecchino, tagliamo un taglio di lato. Andiamo a togliere, vedete? Adesso in miniatura faremo la stessa cosa. Andremo a tracciare delle linee fino a formare degli spicchi. Stiamo provando una piccola torta. Ecco qua. In questo caso i tappini non servono, per cui, perché sono troppo grandi, per cui andiamo a picchiettare con la parte estrema del nostro stecchino e realizziamo anche qui delle piccole incisioni. Ecco qui a voi i tre dischetti che diventeranno questa carinissima mensolina. Quindi vi auguro un buon lavoro e al prossimo video.